Cari fratelli e sorelle, benvenuti in questo nuovo video del nostro canale dedicato a Dio e alla religione. Oggi vogliamo parlarvi di un argomento molto importante e attuale, che riguarda il terzo segreto di Fatima, il messaggio rivelato dalla Madonna a tre pastorelli nel 1917, in Portogallo. Si tratta di una profezia che annuncia grandi eventi per la Chiesa e per il mondo, che potrebbero verificarsi presto. Una profezia che ci invita alla vigilanza, alla preghiera e alla conversione. Prima di proseguire, ti chiediamo solo una gentilezza: iscriviti al canale e metti mi piace. Ci aiuterai con questo tuo supporto gratuito a divulgare le nostre storie a più persone. Se vuoi, puoi anche fare un commento o condividere questo video con i tuoi cari che potranno apprezzare. Te ne saremo grati. Come sapete, il terzo segreto di Fatima è stato reso noto dalla Chiesa nel 2000, per volontà di Papa Giovanni Paolo II. Il testo del messaggio descrive una visione in cui si vede un vescovo vestito di bianco, che sembra essere il Papa, salire una montagna insieme ad altri vescovi, sacerdoti, religiosi e fedeli. In cima alla montagna c'è una grande croce, davanti alla quale il Papa viene ucciso da dei soldati che gli sparano colpi di arma da fuoco e frecce. Allo stesso modo muoiono gli altri membri della Chiesa. La visione si conclude con due angeli che raccolgono il sangue dei martiri e lo spruzzano sulle anime che si avvicinano a Dio. Il terzo segreto di Fatima è stato tenuto nascosto dalla Chiesa per molti anni, suscitando curiosità e speculazioni. Solo nel 2000 è stato reso noto dal Papa Giovanni Paolo II, in occasione della beatificazione dei due pastorelli Francesco e Giacinta. Il testo del messaggio descrive una visione in cui si vede un vescovo vestito di bianco, che sembra essere il Papa, salire una montagna insieme ad altri vescovi, sacerdoti, religiosi e fedeli. In cima alla montagna c'è una grande croce, davanti alla quale il Papa viene ucciso da dei soldati che gli sparano colpi di arma da fuoco e frecce. Allo stesso modo muoiono gli altri membri della Chiesa. La visione si conclude con due angeli che raccolgono il sangue dei martiri e lo spruzzano sulle anime che si avvicinano a Dio. Ma cosa significa questa visione? Secondo la Chiesa, si tratta di una simbolica rappresentazione della passione della Chiesa nel XX secolo, segnata dalla persecuzione, dal martirio e dalla sofferenza di tanti cristiani. In particolare, la figura del Papa sarebbe riferita all'attentato subito da Giovanni Paolo II il 13 maggio 1981, anniversario della prima apparizione di Fatima. Il Papa stesso ha attribuito alla Madonna il fatto di avergli salvato la vita. Tuttavia, alcuni credono che il terzo segreto di Fatima non sia stato rivelato completamente o correttamente dalla Chiesa, e che nasconda ancora dei misteri inquietanti e sconvolgenti. Secondo queste teorie, la profezia non si sarebbe ancora realizzata del tutto, ma sarebbe in corso di compimento. E ci sarebbero dei segni nel cielo che lo annuncerebbero. La Chiesa ha interpretato questa visione come una simbolica rappresentazione della passione della Chiesa nel XX secolo, segnata dalla persecuzione, dal martirio e dalla sofferenza di tanti cristiani. In particolare, la figura del Papa sarebbe riferita all'attentato subito da Giovanni Paolo II il 13 maggio 1981, anniversario della prima apparizione di Fatima. Il Papa stesso ha attribuito alla Madonna il fatto di avergli salvato la vita. Tuttavia, alcuni credono che il terzo segreto di Fatima non sia stato rivelato completamente o correttamente dalla Chiesa, e che nasconda ancora dei misteri inquietanti e sconvolgenti. Secondo queste teorie, la profezia non si sarebbe ancora realizzata del tutto, ma sarebbe in corso di compimento. E ci sarebbero dei segni nel cielo che lo annuncerebbero. Quali sono questi segni? Secondo alcuni studiosi e appassionati del tema, i segni sarebbero quelli descritti nella Bibbia, nel libro dell'Apocalisse, scritto dall'Apostolo Giovanni. Si tratta di fenomeni celesti prodigiosi e spaventosi, che precedono l'arrivo della fine dei tempi e del giudizio finale. Tra questi segni ci sarebbero il sole che diventa nero come un sacco di crine e la luna che diventa rossa come il sangue.
Le stelle che cadono dal cielo sulla terra come fichi verdi scossi da un forte vento. Il cielo che si ritira come un rotolo di pergamena. Un grande terremoto che scuote la terra. Un grande segno nel cielo, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e una corona di 12 stelle sul suo capo. Un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna. Una guerra nel cielo tra l'arcangelo Michele e i suoi angeli contro il drago e i suoi angeli. Un terzo degli angeli che vengono scagliati sulla terra insieme al drago. Un grande asteroide che cade nel mare e provoca una grande catastrofe. Una stella cadente che si chiama Assenzio e che avvelena le acque. Un terzo del sole, della luna e delle stelle che vengono oscurati. Una grande cometa che appare nel cielo con una coda lunga come una spada. Un angelo che scende dal cielo con un libro aperto in mano e che giura che non ci sarà più tempo. Due testimoni profetici che predicano per 3 anni e mezzo e che vengono uccisi e risuscitati. Il suono delle 7 trombe e delle 7 coppe della collera di Dio, che scatenano piaghe e flagelli sulla terra. La caduta di Babilonia, la grande città corrotta e idolatra. L'anticristo, il falso profeta e la bestia, che ingannano e perseguitano i fedeli. Il ritorno glorioso di Cristo sulle nuvole, accompagnato dagli angeli e dai santi. Il giudizio finale e la risurrezione dei morti. Questi sono alcuni dei segni che potrebbero comparire nel cielo per annunciare il compimento del terzo segreto di Fatima. Ovviamente non possiamo sapere con certezza quando e come avverranno, né se sono da interpretare in senso letterale o simbolico. Dobbiamo lasciarci guidare dallo Spirito Santo e dalla Chiesa, che hanno il compito di discernere i segni dei tempi e di illuminare la nostra fede. Dobbiamo soprattutto essere pronti ad accogliere il Signore quando verrà, con le lampade accese e le vesti candide. Cari fratelli e sorelle, vi invitiamo a riflettere su questa storia importante e attuale, che ci parla della volontà di Dio e della Sua Madre per noi. Vi invitiamo a diffondere questo video a tutti i vostri amici e conoscenti, perché anche loro possano conoscere i segni del terzo segreto di Fatima. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per la conversione del mondo e per la venuta del Regno di Dio. Concludiamo ora con una preghiera. O Maria, Madre di Dio e nostra Madre, che a Fatima hai rivelato ai 3 pastorelli il tuo cuore immacolato, pieno di amore e di misericordia per i peccatori, e li hai invitati alla penitenza, alla preghiera e alla conversione, guarda con bontà noi, tuoi figli, che desideriamo seguire il tuo esempio e ascoltare il tuo messaggio. Aiutaci a comprendere il significato del terzo segreto, che ci parla della sofferenza della Chiesa e del martirio dei suoi membri, soprattutto del Santo Padre, che tu hai scelto come tuo rappresentante in terra. Sostieni con la tua intercessione coloro che sono perseguitati a causa della fede, e dona loro la forza e la speranza di testimoniare il tuo Figlio Gesù anche nel mezzo delle tribolazioni. Concedici la grazia di essere fedeli al tuo cuore immacolato, che ci conduce al cuore di Gesù, fonte della vita e della salvezza.